nel boccale tutta l'acqua, lo zucchero, azionate il bimby 2 minuti, 37 gradi, velocità 4. Aggiungete la farina, il preparato per purè, il miele, un attimino, l'aroma panettone o altrimenti essenza arancia, 4 minuti spiga, dal foro sale, lievito secco, altrimenti lo mettete quello là fresco con l'acqua, lo sciogliete. E i fiocchetti di strutto, coprite con la pellicola, prima formate una palla, poi coprite con la pellicola e lasciate lievitare fino al proprio raddoppio. Trascorso il tempo di lievitazione si presenterà così, quindi cosa facciamo? La trasferite sopra il piano da lavoro e la dividiamo in 4 pezzi. Prendiamo ogni pezzo e lo stendiamo con l'aiuto di un mattarello, infarinando un po', così, bello sottile. Prendiamo il burro fuso e spennelliamo tutta la superficie, così. Ebbene, facoltativo, possiamo aggiungere la cannella in polvere, così, ripeto, è facoltativo, però a me piace e la metto. Quindi pian piano arrotolate, molto sottile, così. Piano piano, ecco qui. Dopodiché prendiamo, li avvolgiamo nella pellicola e li lasciamo riposare 10 minuti in frigo. Prendete nuovamente questi rotolini e li dividete a metà, così. Li arrotolate così dal lato esterno, in questa maniera. Quindi adagiate in una teglia per muffin, così, girate e lasciate lievitare per 30 minuti coperti da pellicola. Sbattete un uovo, anzi scusate, un tuorlo con un goccino di acqua, quindi spennellate la superficie, così. Infornate a 180 gradi, forno caldo per 25-30 minuti, un pentolino di acqua bollente nella parte bassa. Eccoli pronti, adesso li spolverizziamo con zucchero a velo, così. Ne spezziamo uno per farvi vedere la morbidezza, guardate la meraviglia. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, io vi lascio e alla prossima, un bacio!